Un romanzo storico si può definire così La carrozza del capitano, un testo di Rosario Angelo Avigliano che prende come riferimento le vicende della famiglia Somma ed in particolare di Faustino Somma, industriale, dirigente, che ha fortemente segnato lo sviluppo del tessuto imprenditoriale lucano dello scorso secolo. Degli episodi, quelli delle gesta di Somma, che sono strettamente connessi alla visione di un grande imprenditore ed al contestuale legame con il suo territorio, la Basilicata, quello dal quale è partito e lo stesso al quale ha voluto restituire parte delle sue meritate fortune. Si è discusso del personaggio Somma a Potenza nel corso di un incontro con illustri relatori come l'ex presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, la famiglia Somma, alla presenza anche di molti giovani di alcuni istituti superiori del capoluogo di regione lucano, oltre che ovviamente dell'autore del libro, Rosario Avigliano. Ma io mi auguro che chi legge il libro riesca a cogliere in alcuni passaggi la leadership di quest'uomo già innata, quindi capitano inteso proprio come capitano e quindi come riferimento per tanti. Io credo che di Nino Somma ne nascano pochissimi a distanza di molto tempo. L'occasione di questo libro nel ricordo di Faustino Somma è determinante perché collega memoria, passato, presente e futuro. Un visionario che era molto legato al territorio, in una logica di apertura e non di chiusura, e che aveva molto in sé la cultura del lavoro. Oggi, come non mai, ci sia bisogno di percorrere questi esempi che in tempi molto diversi da quelli che viviamo oggi, però possono ancora costituire per i giovani lucani, ma non soltanto, in generale i giovani meridionali, un esempio di chi aveva un sogno e ha fatto tutto quello che era possibile fare per raggiungerlo.